Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Sto parlando piano perché è buio, è notte ed è l'unico momento in cui posso registrare il video. Come ben sapete, alcuni di voi sono stati un po' male, lo sono tuttora, e ci tenevo tanto a fare questo video nonostante sto un po' così. In pratica sono col cappello, con il plaid sopra, con le pantofole e con il riscaldamento acceso. Morta, sono muita, muita. Le ultime colate che ho fatto l'ultima volta, io ci ho messo lo sfondo bianco, vedete? Queste. Ora ve le faccio vedere tutte insieme. Poi ho fatto questo. Questo mi piace tantissimo. Ecco, vedete? Qua risalta benissimo le bolle, micro micro bolle. Speriamo che questa luce un po' fioca si vede un po'. E poi ho fatto queste qui con lo sfondo azzurro molto molto chiaro. Sono molto molto belle. E adesso vi mostro queste nuove colate. Allora, prima di tutto esco queste che sono degli scarti. Mi avanzava un po' di resina, diciamo blu, non blu, azzurro, con i glitter. Vabbè, insomma, nulla di che. Quindi adesso ve li mostro tutti quanti insieme. Eccole qua, tutti quanti insieme. Alcune hanno le bolle, però vabbè. Se ne frega, sono carinissime lo stesso. Adesso vediamo queste che sono molto molto curiosa. Sono bianche perché ci ho messo lo sfondo bianco e stavolta, perché l'altra volta appunto non mi piacevano trasparenti. E questa resina è la resina poliuretanica dell'azienda Antichità Belsito. Eccolo qua, molto bello, anche dal vivo devo dire che è molto molto bello. Qua lo devo limare un pochino, però guardate, molto bello, stavolta non ci sono bolle, bello bello. Poi vediamo questo. Piacciono, sono molto semplici. Poi questo mi piace molto. Guardate. Scusatemi se rimango un po' in silenzio, ma le sto osservando con voi per la prima volta, ovviamente. Ma sono molto molto belli, bello davvero. Vediamo questo. Anche questo molto semplice. Nulla di che, ma mi piace. Senza lo sfondo bianco, secondo me non risaltava. Guardate qua, bello, molto bello. Ecco, questo è simile a quest'ultimo. Devo dire che sono molto belli. Wow, c'è finita tipo una fogliolina qui. Purtroppo inglobare
questi soggetti dentro la resina, insomma, è un po' tra virgolette palloso perché in pratica salgono in superficie, vedete qui, è tipo un po' ricurvo, non so se si nota, perché essendo dei soggetti molto leggeri, tendono a salire in superficie. E quindi stai lì 8 ore a farli riscendere, insomma, è un po' così. Vediamo questo qui so cos'è, adesso che è venuto strafigo. Così. Wow. Molto molto delicato. Stavolta, insomma, lo sfondo ci stava veramente perché la rosellina aveva i petali, la rosellina, oddio, diciamo il fiore, i petali del fiore era molto molto sottile e trasparente. Vedete qui ci sono un po' di bolle, non va bene, però mi piace. Vediamo questo. Questo è molto semplice, sono praticamente quasi tutti semplici. Ecco qua. Bello anche questo, non sapevo come metterlo, anche perché è uno stampo un po' difficile, quindi non sai se metterlo dritto o in obliquo, insomma. Avevo poi queste misure, di piantine, quindi va bene, mi piace. Credo che questo sia la stessa cosa, forse, non me lo ricordo. Ecco qua, wow, bello, bellissimi. Belli, belli questi, mi piacciono. Ora vediamo quest'ultimo stampo. Questo qua, è uno scarto. Mi avanzava della resina poliuretanica, l'ho infilato qui, infatti è bianco. Questo stampo appunto è super lucido, bellissimo. Anche questo è uno scarto. Aiuto, sto uscendo tutte cose fuori. Ah, non si è catalizzato bene. Quindi questo lo butterò subito. E vabbè, questo poi lo pulirò quando avrò finito di farvi vedere le altre colate. Questo non so che cosa sia successo, vediamo subito. Non so sinceramente cosa è successo. Non lo so davvero. Vediamo qua. È bellissimo. È piccolissimo. È semplicissimo e mi piace. Peccato per il dietro perché non lo capisco, raga. Vediamo di aggiustarlo perché è veramente carino. Poi vediamo questo. Io ho visto com'è venuto questo qui, infatti, guardate. Questa fogliolina è andata là sopra. Pazienza. Peccato. Però dai, molto carino. Vediamo questo qui. Anche qui c'è stata una brutta reazione della resina. Non lo capisco perché. Vediamo qua. Ecco qui. Sono molto piccoli. Oddio, ma cosa è successo qua? Ah, ok. Forse devo pulirlo? No. Ok. Fatto niente. Falso allarme. Ovviamente non mancano mai i fail nei miei video. Anche questo è venuto molto bene e mi piace tanto. Vediamo questo. Ok, questo è molto molto semplice, mi piace. Non so se era stato meglio lasciarlo trasparente. O lasciarlo, vabbè, o colarci la resina bianca. Io comunque l'ho colata lo stesso.
perché così risaltava di più. Bello. Vediamo questo. Qui ho inserito, ecco, una foglia molto semplice. Sì, mi piace molto questo. Mi piace molto, molto, molto. Anche stralucido. Una collanina con montatura in bronzo. E poi un ciondolino, ci sta una meraviglia. Ovviamente non vedo l'ora di montarle e di metterle in vendita. Vediamo questo. Wow, bello bello davvero. Non so che fiore sia, non lo so, ma aveva dei pelucchi, insomma, nel tronchetto, diciamo. E quindi non so che tipo di fiorellino è, perché ho acquistato, diciamo, un lottino di fiori, tra cui questo, e non so cosa è, però è molto carino. Vediamo questo. Ok, eccolo qua. Non so cosa sia successo, ma non è della resina trasparente, ma sicuramente è della resina poliuretanica che ha fatto effetto, quindi non si è catalizzato. Però peccato, perché era carinissimo. Vediamo questo, ragazzi, stiamo finendo. Wow. Allora, questo è una rosellina che si è spostata leggermente, ma vabbè. Sì, si è spostata un po', ma è molto molto semplice. Bella, mi piace. Anche qui non ci sono bolle, forse questo all'interno, però vabbè, chi se ne frega, perché è dato dalla foglia, insomma, non qua fuori. Va bene lo stesso. Vediamo questi. Wow, che bello. C'è questo. Guardate qui che carini. Molto bello. Bello, bello, mi piace. Qua non ci sono difetti. La resina poliuretanica si è catalizzata bene. Molto bello, mi piace. Queste sono tutte le mie creazioni che ho fatto per quest'ultima colata. Non so quale preferisco, perché mi piacciono tutti quanti, a prescindere da quando ho iniziato a fare le colate con la resina trasparente. Già ho visto subito che la colata sarebbe andata ok. Peccato appunto per la resina poliuretanica, perché vedete qui ci sono le bolle e non capisco per quale motivo. Questo mi piaceva tantissimo dietro. Vediamo di ritoccarlo un pochino, perché è un peccato. Come anello secondo me ci sta una bomba, molto molto bello. Ho intenzione di fare altre colate di questo genere. Finora ho raccolto delle piantine su in terrazza e diciamo che alcuni li ho inseriti qua dentro, vedete, e stanno qui da circa una settimana. Non so se è così, penso che li posso anche prendere. Non so se colarci la prossima volta, non so se utilizzare queste piante. Aspetterò che si seccano ulteriormente. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi voi qual è il vostro preferito, qual è quello che non vi piace, quello che vi piace tanto, non so, ditemelo voi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.